proprio Piacentini a controllare il più grande dei nuovi progetti realizzati a Roma tra il 32 e il 35, la città universitaria. Direttore generale e architetto capo, Piacentini assegnerà direttamente i progetti a gruppi diversi di architetti, attento a costruire alleanze generazionali e a dare spazio a quelli più seguiti e rappresentativi anche in altre città. La costruzione della città universitaria diventerà per gli operatori dei cinegiornali uno degli episodi da raccontare. Le cineprese del Luce lo seguiranno con attenzione insieme ai grandi progetti e alle altre realizzazioni della nuova stagione così avviata nella costruzione della Roma moderna. Il risultato farà tuttavia dire all'architetto francese Le Corbusier, intervistato da Munoz, è ancora antica, lo spirito animatore è interessante. Ma solo l'apparenza è moderna. La città moderna si espande per aree specializzate e Roma non fa eccezione. In rapida successione si mostreranno la costruzione della città dello sport, la città universitaria, la città dei nuovi quartieri e infine la città del cinema.